Dopo il tuffo interno con il Prato, il San Marino punta a cambiare decisamente pagina per farlo scendere in campo al Benelli dinanzi a una vena del neo allenatore Marchionni, un passato da calciatore tra le file di Empoli, Parma e Juventus. Salutato Antonioli, parte il nuovo percorso dei Leoni giallorossi. Abita la gara Marinoni della sezione di Lodi, coadiuvato da Mazza, e Cirillo della sezione di Reggio Calabria e Roma 1. Il San Marino si rende pericoloso fin dalle prime battute e Giometti reca più di un brivido alla porta difesa da Fresia. L'omolino per Giometti, Fresia si salva con l'aiuto del palo. Il Ravenna inizia a prendere campo, Branduani è chiamato all'intervento tenendo il risultato fermo sullo 0-0. Milan per lo Bosco combinano poco dopo i due con il colpo di testa di quest'ultimo che termina sull'esterno della rete. Sul fine di tempo Branduani è costretto a raccogliere un pallone e a deviare un tentativo giallorosso in corner. Risultato fermo sullo 0-0. A inizio di ripresa la svolta, D'Agostino Pennella al centro, Giometti sbuca in mezzo a due centrali difensivi del Ravenna e con un tocco morbido meritevole di replay batte l'incolpevole Fresia. È il gol che manda in paradiso il San Marino e permette ai titani di sognare. Il Ravenna reagisce nell'immediato, Venturini chiama la presa facile Branduani, da punizione di guida viene allontanato parzialmente il pallone ma il bolide di Matteo Milan non lascia scampo a Branduani, un gran tiro il suo meritevole di replay per il classe 2006 in maglia numero 85, davvero un gran gol che vale in momentaneo 1-1. Il Ravenna a questo punto ci crede, l'1-2 micidiale, cross di Onofri, Francesco Mannuzzi di testa indovina l'angolo vincente alla destra di Branduani, gran colpo di testa il suo che rivediamo per apprezzare meglio il gesto tecnico. Nel frattempo per proteste dalla panchina dei titani viene allontanato il tecnico Cascione anzitempo, il San Marino continua ad attaccare, un traversone insidioso si perde nel vuoto, all'ultimo è Miglietti a calciare in bocca Fresia, la gara termina qui, Ravenna si ricompatta e fa pace con i propri supporters, buona la prima per Marchionni, San Marino che non ha fatto demeritato, da questa prova dovrà ripartire la squadra di Cascione.